Presidente, signora Presidente del Consiglio, ho letto con molta attenzione le comunicazioni che ha reso al Senato della Repubblica. In queste comunicazioni lei si è concentrata, credo giustamente, a lungo sul ruolo dell'Europa nel mondo terribile che abbiamo di fronte, dunque sul suo futuro, altamente incerto, non scontato, futuro sul quale dovremmo organizzare collettivamente un pensiero e provare a costruire qualche risposta. Salta però subito all'occhio un'assenza clamorosa in questa riflessione. Quale futuro può avere l'Europa in questo mondo terribile, attraversato e offuscato dalla guerra, che torna ad essere l'unico orizzonte nel nostro scenario, senza una capacità di iniziativa politica in grado di far uscire il futuro del mondo e dell'Europa dalla scena della guerra? Dopo 3 anni di guerra in Ucraina, dopo la criminale invasione russa dell'Ucraina, l'afonia del continente sul piano diplomatico è imbarazzante e impressionante. Nessuna iniziativa dell'Europa come tale è stata messa in campo, mentre da 3 anni continua, inesauribile e senza via d'uscita, l'escalation delle armi. Dalle armi difensive, se le ricorda, il dibattito sui caschi, i giubbotti antiproiettile sì, le pistole no, perché forse quelle le usiamo per sparare, dibattito surreale già allora, siamo arrivati al voto del Parlamento europeo che autorizza l'uso dei missili a lungo raggio in territorio russo, avvicinandoci ogni minuto in più allo scenario di una guerra totale, globale, che metta direttamente di fronte l'uno accanto all'altro NATO, Occidente e Russia, potenze nucleari in grado di portare il mondo a un'ecatombe dalla quale sarà impossibile persino immaginare una risalita. E poi, signora Presidente del Consiglio, come fa a non vedere l'ipocrisia e la complicità dell'Europa nel genocidio in corso a Gaza? Sono ormai 12 mesi che la reazione del criminale di guerra Benjamin Netanyahu al vergognoso, inaccettabile, terribile attacco terroristico di Hamas, che abbiamo allora condannato e che condanniamo ancora oggi e senza alcuna esitazione, sono ormai 12 mesi che la reazione del criminale di guerra Benjamin Netanyahu mette in atto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese, colpevole solo di essere palestinese, di Gaza e Cisgiordania.